Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato tre fantasmi e due UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente, non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Ciao e buon ascolto. Era nel decennio del 1980, non ricordo di preciso la data. All'epoca ero poco più che quasi adolescente. Ero andato con la mia famiglia per le vacanze di Pasqua nella piccola casa di montagna. Era sera, era buio. I miei erano usciti a fare la spesa all'alimentare del paese. Io ero rimasto in casa a fare i compiti, mi ricordo. Ero spaparazzato sul letto, con la stanza buia, era accesa solo la mia luce sul comodino ed ero assorto nella lettura. All'improvviso sentii due o tre passi pesanti, come se qualcuno fosse entrato nella stanza. Tutta la stanza era in forte penombra, appunto, tranne la mia zona del letto, che era illuminata. Lì per lì non ci feci caso perché pensai che fossero appunto rientrati i miei, dato che in montagna tutti indossiamo degli scarponi pesanti. Mi voltai verso la porta, ma non vidi nessuno. Riportando lo sguardo sul testo, di fronte a me, vicino al letto dei miei, vidi nitidamente l'ombra scura di un carabiniere in uniforme ottocentesca o dei primi del Novecento. Indossava lo strano cappello quasi napoleonico con pennacchio, una mantella scura. La figura era di colore nero e mi dava le spalle. Cosa inusuale, era materializzato sino alla vita, perché non si vedevano le gambe. L'entità pareva galleggiasse nell'aria. Rimase visibile per un paio di secondi, poi scomparve in silenzio, all'improvviso, sotto i miei occhi, proprio in un attimo. Questi sono i fatti. All'epoca mi ricordo che non ne fui spaventato, essendo sempre stato dell'opinione: male non fare, paura non avere. Aver avvistato poi il fantasma di un carabiniere, lì per lì non mi spaventò, non era una figura ostile, essendo l'icona di un rappresentante delle forze dell'ordine. Recitai, ricordo, un eterno riposo e qualche Ave Maria e poi, più tardi, raccontai tutto ai miei genitori, i quali, dopo qualche tempo, chiedendo un po' in giro, scoprirono che in effetti il piccolo condominio era stato nel tempo passato, prima della sua ristrutturazione, proprio una caserma presidio dei carabinieri nel paese di Serravalle di Bibbiena. Fecero poi benedire la casa. L'entità non è mai più stata avvistata. Ciao, alla prossima.